faremo una piccola carrellata che illustra dove nasce e quali sono le caratteristiche di questa pianta spontanea che si trova lungo i corsi d'acqua e le zone boscose umide. Quindi noi la troviamo qui nel nord, nella nostra zona, lo troviamo lungo tutta l'asta del Lambro e anche lungo l'Adda. Queste sono immagini storiche dei trattati che mi hanno identificato la particolarità e vedete che sono dei bulbi molto piccoli, cioè a differenza dell'aglio che è bello grossino, il bulbo è molto fine e sottile e si trova abbastanza profondo nel suolo, per cui estrarlo è piuttosto difficile, si va giù anche un bel 20 cm. Quindi quando uno cerca di tirarlo fuori è più facile spaccare il fusto e il bulbo rimane sotto. Quindi il bulbo non ha un grande significato dal punto di vista gastronomico, anche perché è piccolino. Invece la cosa interessante sono le foglie che compaiono nel sottobosco per prima, cioè alla fine dell'inverno la prima foglia proprio che buca il letto costituito dalle foglie che si sono accumulate nel corso dei mesi freddi, è l'aglio orsino. Ed è per questo motivo che si chiama così, in quanto appunto sembra che gli orsi all'uscita dal letargo si svegliavano presto, prima dell'inizio della primavera, e appena uscivano l'unica erba che trovavano da mangiare era quella, che poi rigenerava, aveva delle proprietà che rimetteva in moto un po' tutto l'organismo. Quando l'aglio poi passa a fioritura, si forma questa bella fioritura tutta bianca, poi i petali cadono e rimangono come un piccolo atomium, no? Con tutti i pallini, che sono i semi che poi ricadono nel terreno e fanno che questo aglio si rigeneri da solo all'interno di queste zone umide. Avanti. Quindi noi siamo all'interno del parco della Valle del Lambro, tutta l'asta del Lambro è presente, noi abbiamo avuto il permesso di raccoglierlo sul lago di Alserio, quindi all'estremità nord del parco. Questo è il lago di Alserio, che è un lago molto bello, sinceramente anch'io, pur essendo fidanzato, non c'ero mai stato prima di andare nel posto della Boerga a raccoglierlo. Il Dante Spinelli, l'agronomo del parco, mi ha segnalato che appunto c'era una forte presenza in questa zona, in questo bosco che vedete lungo più di un chilometro e delimita il lato sud del parco, quindi qui c'è del lago, c'è una parete abbastanza scoscesa, quindi qua i paesi sono alti e si scende giù verso il lago, invece tutto il resto è una pianura e quindi tutta la vegetazione lungo questo contorno è caratterizzata da una forte presenza di canne, ha un aspetto più palustre, no? Per cui abbiamo anche proprio vegetazione, fauna, eccetera, molto diverse tra i due lati del lago.